vostro territorio, cosa realizzate voi per i bisogni che la gente ha qui a Tunisi? Qui in Tunisia noi abbiamo la fortuna come Caritas Tunisina di servire sia i tunisini sia gli stranieri, e con una serie di progetti che sono anche trasversali a volte, come la salute, che è un problema che riguarda tutti, cioè locali e stranieri, e microprogetti per cercare di donare la possibilità di un lavoro a qualcuno, a qualche famiglia, e l'alloggio e atelier di professionalizzazione per i migranti. E poi c'è tutto il capitolo delle prigioni. La Caritas tunisina è l'unica associazione che può entrare nelle prigioni e visitare quindi i carcerati cristiani. È una goccia, il nostro vescovo dice che la Caritas tunisina è una goccia di profumo. Bella questa. E a noi ci piace molto, bellissimo, perché siamo una goccia davvero in questo mare musulmano, ma di profumo, ecco, che dà un profumo a tutto questo contesto nel quale il Signore ci ha chiamato a vivere. Allora, moi je suis responsable. In Caritas sono la responsabile dei servizi della salute che sono stati organizzati da 2 anni. Per rispondere alle esigenze dei diversi problemi dei tunisini e dei migranti che hanno problemi prevalentemente di salute. Per cominciare ad aiutare gli emigranti che non avevano diritti ai servizi di salute e il diritto di essere curati negli ospedali, abbiamo messo in atto questa branchia di servizi. Abbiamo formulato un progetto che aveva come finalità il sensibilizzare le autorità tunisine, il Ministero della Salute e le strutture di base per le cure sanitarie, per domandare di accettare gli emigranti, soprattutto coloro che sono irregolari. Per questo abbiamo costituito un gruppo di medici volontari perché accettassero di lavorare con la Caritas e per la Caritas, dei medici generici e degli specialisti, più di 25 medici di diversi servizi, cardiologi, gastroenterologi e altri generici, che operano tutti gratuitamente e fanno delle visite con un accompagnamento medicale. In seguito, noi della Caritas prendiamo in carico le cure mediche, come gli esami di radiologia e di laboratorio. Lavorando con la Caritas con delle tariffe ridotte, questi medici aiutano il più presto possibile un gran numero di persone. Ancora noi della Caritas acquistiamo le medicine, e questo è un servizio per i migranti e per i tunisini. I loro problemi sono diversi. Infatti i tunisini hanno dei problemi pesanti, enormi, per le nostre Caritas, e noi non possiamo risolverli da soli. Per questo ci rivolgiamo alle Caritas europee, per inviarli in questi Caritas e fare in modo che siano questi organismi europei a intervenire. Noi rimaniamo in contatto con loro stessi e con le famiglie di questi malati, e li aiutiamo anche per andare a curarsi. Abbiamo anche dei servizi di formazione per la sensibilizzazione dei migranti e per le vittime della tratta. Per loro anche delle cure medicali, sociali e psicologiche. Facciamo anche delle azioni di sensibilizzazione per aiutare a conoscere i loro diritti, e come essere umano facciamo di tutto perché conoscano che hanno diritto di farsi curare. Per esempio a Tunisi, in cattedrale, per le vittime della tratta, abbiamo fatto dei momenti di sensibilizzazione. Grosso modo sono questi i servizi che cerchiamo di fare. Sono dei servizi che prendono man mano più amplore, che si ingrandiscono in base alle domande delle persone. Facciamo l'ascolto il giovedì e il mercoledì e il giovedì riguardo alla salute. Ne ascoltiamo circa 50 ogni giorno. Di seguito, dopo averli ascoltati, aver colto i problemi, facciamo l'accompagnamento con la collaborazione dei medici.